Benvenuti ad una nuova puntata di Conoscere i funghi. Fabio, oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo di un Lactarius che, nonostante siamo sotto una prevalenza di abete rosso, è in realtà simbionte delle betulle. Abbiamo già visto un altro Lactarius simbionte delle betulle, era Lactarius torminosus, che aveva dei toni rosa molto accesi. Questo è un parente stretto di quel fungo, però è molto chiaro, è quasi biancastro, con tonalità piuttosto pallide e una peluria molto molto sviluppata, soprattutto al margine del cappello. Ecco, se noi osserviamo il margine del cappello, è un margine che ha un profilo molto acuto, vediamo una peluria netta evidente che è poco abbondante nel fungo molto maturo, è molto molto più abbondante nel fungo giovane, dove si vede proprio una peluria molto folta che ripiega verso il gambo, perché il cappello tende a rimanere involuto molto a lungo. Ecco, le lamelle sono lamelle di un color crema rosato pallido, sono molto molto fitte, sono un po' decorrenti sul gambo e il gambo in questo fungo è molto corto, è tozzo, corto, e la carne, come in tutti i lattari, è una carne cassante che tende a spaccarsi come il gesso, come il polistirolo. Dicevo, questo fungo è un parente molto molto stretto di un altro lattario tipico della betulla, che è il Lactarius torminosus, che ha colori molto più accesi, ha delle zonature di rosa acceso concentriche ben evidenti e comunque anche questo ha una peluria molto abbondante sul margine del cappello. E tra l'altro quel fungo, il Lactarius torminosus, è chiamato anche peveraccio delle coliche, perché sembra che sia un fungo che può dare disturbi all'apparato gastrointestinale di una certa intensità. Beh, e quindi questo è commestibile o meno e soprattutto che sapore ha? Di questo ancora non abbiamo parlato, della commestibilità. Vediamo innanzitutto che è un Lactarius a lattice bianco, estremamente piccante, e noi abbiamo detto che i funghi a lattice bianco e piccante sono da scartare, quindi anche questo purtroppo non è un fungo commestibile. Comunque abbiamo conosciuto un'altra specie tipica proprio delle betulle, simbionte esclusivo delle betulle. E anche per oggi è davvero tutto, noi ci rivediamo alla prossima puntata di Conoscere i funghi.